prima prova superata per i maturandi di Sondrio. Quest'oggi gli studenti del quinto anno hanno avuto a che fare con lo scritto d'italiano e nonostante le tracce abbiano colto di sorpresa un po' tutti, non sembra essere andata così male. Ciò che ha spiazzato maggiormente è stata l'uscita dell'autore Caproni. Non a caso, i temi gettonati sono stati il saggio breve e l'attualità. Ecco l'impressione a caldo dei ragazzi usciti da scuola. Abbiamo svolto il tema d'italiano oggi. Le tracce erano belle, non ce le aspettavamo, mi aspettavo più qualcosa sul terrorismo. Mi sono trovata bene, cioè mi è piaciuto l'argomento che ho svolto e sono molto contenta. Vi aspettavate le tracce che sono uscite appunto in questa prima prova? No, assolutamente no. Neanche io, in particolare l'analisi del testo, non mi aspettavo che ci fosse questo autore. Io ambito socio-economico, ho fatto l'articolo di giornale e parlava delle tecnologie e il lavoro. E come ti sembra sia andato? Spero bene. Tu invece cosa hai scelto? Anche io ambito socio-economico, ho fatto anch'io come lei l'articolo di giornale, era appunto sulle nuove tecnologie e il lavoro e spero bene. Ma penso bene dato che ho finito prima e ho cominciato bene il lavoro e ho trovato una traccia che potevo sviluppare. È andata bene, abbastanza bene, ero abbastanza tranquilla. Non avevo molte aspettative, mi aspettavo di tutto, è un ambito sociologico, quindi si segue un po' il telegiornale e si scrive ciò che si sa. Sembra abbastanza bene, non sono poi sicurissimo, però mi sembra abbastanza bene, non era troppo complicata. Ho scelto tipologia B, saggio breve, ho fatto l'ambito socio-economico. Bene, dai, pensavo peggio. Avevo fatto l'ambito socio-economico. Ti aspettavi le tracce che sono uscite appunto in questa prima prova? Sinceramente no, mi aspettavo Pirandello, ma no. È uscito un autore che non abbiamo fatto, quindi... Ma tutto sommato bene, ho scelto ambito socio-economico, è andata bene, speriamo. No, bene dai, sembrava tema normale. La traccia era sul lavoro e sui macchinari in futuro, che ruolo avranno sul lavoro e se sostituiranno il posto degli umani. Dunque, primo scoglio superato. Domani si ritorna nuovamente sui banchi con la seconda prova, diversificata in base ad ogni indirizzo scolastico. La seconda prova diciamo che mi preoccupa molto, economia aziendale, speriamo che ci sia bilancio dati a scelta, se no è un casino. Sei tesa per la seconda prova? Non particolarmente, diciamo che ci hanno preparato abbastanza bene, quindi sono tranquilla. Mi fido del professore e mi sono sempre impegnata, sono sempre andata bene, quindi penso di poter superare anche questa. Per seconda e terza prova assolutamente, che sono quelle un po' più complicate, più preoccupanti per tutti.